La centralità di Massimina è una delle prime tra le centralità urbane e metropolitane previste dal nuovo PRG ad essere attuata. Una struttura urbana policentrica, sostenibile ed accessibile. Il progetto attua un programma di riqualificazione ambientale, liberando una parte del parco dell'Appia Antica dall'edificazione del comprensorio di Tormarancia, ricollocando parte dei diritti edificatori nella nuova centralità e cedendo gratuitamente le aree attrezzate al futuro parco. La centralità di Massimina si inserisce nel quadro trasportistico del nuovo piano regolatore della città di Roma, che prevede la riqualificazione delle linee esistenti della metro A e B, il completamento della nuova linea C e la nuova linea D e il collegamento funzionale tra le linee urbane e le ferrovie metropolitane. Attraverso il nuovo sistema delle stazioni sulla linea della ferrovia metropolitana FM5 è inserita anche la nuova fermata di Massimina, che collega Roma a Civitavecchia e all'aeroporto di Fiumicino. La nuova fermata collegherà la centralità con il complesso sistema del ferro della capitale e dell'area metropolitana romana. La centralità di Massimina si inserisce in un quadro generale che è compreso tra il grande raccordo anulare e la via Aurelia. Il sistema della viabilità di Massimina prevede due assi principali che percorrono l'area da nord a sud. Con la realizzazione, a sud, di un nuovo svincolo che collegherà il Gra anche via di Brava. E a nord un nuovo svincolo sulla via Aurelia. Il secondo asse, che si sviluppa parallelamente al primo, è rappresentato da via Casallumbroso, che verrà completamente ristrutturata con alberature di alto fusto, il raddoppio della carreggiata e la creazione di marciapiedi. Dalla via Casallumbroso si diramano i tratti della viabilità secondaria di penetrazione verso i comparti edificatori e verso la nuova fermata FM5. Le macro aree in cui si suddivide la zonizzazione del piano della centralità sono verde pubblico, servizi pubblici, servizi privati, edilizia a media densità, edilizia a bassa densità, centro commerciale. Gli standard urbanistici previsti, dai parcheggi al verde ai servizi pubblici, risultano essere notevolmente sovradimensionati. Dei circa 112 ettari, risultano occupati da aree fondiarie solamente il 50% delle superfici, con circa 16 ettari di verde pubblico, pari a circa il doppio degli standard urbanistici, e la realizzazione di servizi pubblici composti da un plesso scolastico e da un centro civico polivalente ed un nuovo campo sportivo. I parcheggi pubblici risultano circa 70.000 metri quadri, nettamente superiori al minimo di standard urbanistici richiesti. Il verde è suddiviso in un grande parco pubblico di circa 126.000 metri quadri ed un'area di circa 14.000 metri quadri destinata a verde sportivo. Il parco pubblico è la vera anima del nuovo insediamento, una sorta di Central Park di Massimina che consentirà anche alla borgata di avere finalmente i servizi di qualità che le competono. Circa 13 ettari di parco pubblico attrezzato e circa 1,5 ettari di verde privato sportivo attrezzato.
I servizi pubblici comprendono urbanizzazioni secondarie, un plesso scolastico composto da asilo nido e scuola media, realizzati direttamente dal soggetto attuatore, un centro civico polivalente con strutture sportive pubbliche, che sarà oggetto di un concorso di progettazione indetto dal soggetto attuatore, oltre ad aree a disposizione del centro parrocchiale delle forze dell'ordine. I servizi pubblici sono stati allocati tra i comparti residenziali del grande parco pubblico per renderli baricentrici e favorirne l'utilizzo. A ridosso della ferrovia verrà realizzata la nuova fermata FM5, che collegherà la centralità con il sistema delle metropolitane urbane e regionali della capitale. La fermata a Ponte sarà la naturale prosecuzione della piazza del Polo Direzionale, dove sono previsti interventi di tipo terziario e ricettivo, e collegherà la centralità al futuro insediamento di edilizia economica e popolare, previsto sul versante della collina attigua. Nell'area della nuova fermata FM5 sarà creato quindi uno scambio ferro-gomma assolutamente innovativo. L'edilizia residenziale a media densità è concentrata sulla direttrice della nuova via Casalumbroso ed avrà un indice fondiario medio-basso da 0,15 a 0,80 metri quadri di SUL su metro quadro, per un totale di circa 1.580 abitanti insediati. Tali tipologie edilizie saranno caratterizzate da servizi alle persone e commerciali al dettaglio a piano terreno e residenze su quattro piani più attico. La via Casalumbroso verrà totalmente ristrutturata e riqualificata mediante la demolizione dei capannoni industriali che oggi impediscono l'allargamento della carreggiata. L'edilizia residenziale a bassa densità verrà realizzata all'interno di un comprensorio privato molto ampio, con un indice fondiario bassissimo, inferiore a 0,15 metri quadri di SUL su metro quadro, in cui verranno insediati circa 1.000 abitanti, con una tipologia edilizia a villini plurifamiliari di due piani fuori terra. Anche per questo comprensorio, caratterizzato da tipologie immerse nella natura, il verde e la qualità della vita saranno l'elemento dominante. L'area del polo commerciale, vero volano dell'iniziativa, avrà una tipologia assolutamente innovativa. L'edificio si svilupperà attraverso un volume di forma unitaria, ma non compatta, marcato da due significative aperture, che costituiscono i principali accessi pedonali. Una rivolta verso l'edificato esistente, l'altra verso l'ambito più strettamente pubblico, individuato dalla nuova centralità. Il progetto si sviluppa su un'area di circa 11 ettari e comprende circa 45.000 metri quadri di superfici di vendita. L'obiettivo strategico è quello di realizzare un edificio a bassissima emissione, tendente a emissione zero. Il progetto urbanistico si è posto quattro primari obiettivi strategici: la realizzazione della nuova fermata della FM5, la riconnessione fluida del quartiere con la grande viabilità di collegamento con il centro di Roma e l'area metropolitana, la riqualificazione dell'ex borgata e la sua trasformazione in vero e proprio quartiere autosufficiente, con servizi ed attrezzature di livello urbano, il recupero ambientale dell'ex cava, che occupa un'area di circa 36 ettari, che prevede la realizzazione di un parco pubblico urbano.
Tutto il progetto è ispirato a principi di sostenibilità ambientale e qualità architettonica, che troveranno concreta applicazione nella progettazione dei nuovi edifici, a partire dai più semplici edifici residenziali a quelli non residenziali del polo direzionale sulla nuova piazza della stazione, per arrivare al complesso del polo commerciale, che avrà un impianto innovativo sia dal punto di vista tipologico che tecnologico, basati sul risparmio energetico, per tendere a realizzare edifici ad emissione zero.